Istante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. La vittoria più bella contro una delle grandi del campionato e contro ogni pronostico. L'Epicasa Brindisi espugna il Pallaruffini e comincia nel modo migliore il girone di ritorno, cogliendo la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella di Reggio Emilia. Di mezzo il rocambolesco stop interno con Cantù, altrimenti coach Frank Vitucci avrebbe calato un esaltante poker di successi. Vincere a Torino contro la sua ex squadra era il sogno proibito di Vitucci, che aveva preparato al meglio il match e soprattutto i suoi ragazzi, scesi in campo senza timori reverenziali al punto da chiudere la prima frazione con un incoraggiante più 8. Secondo periodo da dimenticare con un parziale disarmante 27-12 e il più 7 della Fiat all'intervallo lungo. Ma al ritorno in campo l'Epicasa è stata tutta un'altra squadra, capace di chiudere la terza frazione con un devastante 30-13 per il più 10 all'ultimo mini intervallo. Punteggio più basso nella frazione conclusiva, ma sempre col vantaggio pugliese 19-15 per il sorprendente 82-68 finale. Una Epicasa così, il neotecnico gialloblu Carlo Recalcati, che aveva esordito bene in Coppa col successo infrasettimanale sui lettoni del Lietuvos Ritas, proprio non se l'aspettava. E pur coltivando la speranza del colpaccio in casa della quinta forza del campionato, non se l'aspettavano neanche i tifosi biancoazzurri, quelli presenti nel Pallaruffini e soprattutto quelli che hanno seguito la telecronaca diretta di Eurosport. Mattatore della serata è stato Nick Moore, che nel finale ha segnato canestri pesantissimi. Per lui 26 punti in 27 minuti di utilizzazione, 6 su 8 da 3, 6 su 7 lunetta e 28 di valutazione. In doppia cifra anche il bravo Mesicek con 18 punti, attivissimo nella prima parte del match, Lalanne con 15, Sags 11 e Smith 10. Brindisi sale a quota 10 in classifica e pensa all'attesissimo match spareggio del Palapentassuglia con Pistoia, largamente vittoriosa nel Pala Carrara con la sempre più deludente Orlandina. Sicuramente una grande partita. E oggi avevo detto che volevo vedere che tipo di approccio avrebbero avuto i miei rispetto a una squadra di categoria superiore, come io ritengo essere la Fiat Torino, e perché questa è la mia quinta partita con Brindisi e devo dire che sono stati molto bravi. Sono stati molto bravi perché difensivamente tenere una squadra di questo livello a 68 punti, dove solo nel secondo quarto, anche voglio dire, qualche rotazione mia che non è stata sicuramente perfetta, abbiamo perso un po' il timone, e difensivo parlo, e loro hanno segnato troppo. Poi abbiamo avuto un grande Nick Moore nel secondo tempo, che onestamente aveva tutto zero nel primo tempo e poi ha fatto un secondo tempo incredibile, 15 minuti, 26 punti, più 20, più 25, plus minus. Insomma, lui, come dire, in attacco sicuramente è stato trascinante, questo non c'è dubbio, però ripeto, il dato che è più importante sono i 68 punti subiti da una squadra di grande talento. Qui abbiamo difeso molto bene, abbiamo sporcato i giochi, i loro meccanismi, insomma, abbiamo resistito anche nei momenti molto difficili, perché effettivamente ci sono stati due momenti. A parte l'inizio siamo partiti molto bene, poi l'abbiamo persa dalle mani e sembrava che ci potesse scappare via, onestamente, invece una capacità di reazione di alto livello che mi conforta in vista del prosieguo, insomma, che per noi comunque rimane, sarà durissimo, però visti anche i risultati degli altri, non lo so, però ho visto Reggio Emilia ieri che vinceva un Avellino, quindi si preannuncia, come dire, un campionato che sarà durissimo fino alla fine, e quindi grande merito ai miei giocatori di questa bella performance. Era una partita un po' diversa, se non altro per il trascorso. Ma guarda, veramente
Un pochino sì, non posso far finta di, perché comunque quando si passa un anno e mezzo è anche bene per tanti aspetti, voglio dire, qui tornare sicuramente aveva un sapore particolare, però non così tanto, cioè non è che io sia venuto qua a cercare di vincere, cioè non me ne frega proprio niente di questo, ma assolutamente, perché per me i due punti veramente in classifica con una squadra da salvarsi è l'obiettivo unico, cioè non è che non devo dimostrare, non so, qua vinci che dimostri, che fa, tanto ognuno fa la sua strada, ognuno fa il suo percorso, più giusto, sbagliato, fa, per carità, ho sbagliato anch'io delle cose qui, ci mancherebbe, non è quello il punto, per me è troppo importante, tra l'altro veniamo da una bruciantissima sconfitta domenica scorsa con Cantù in casa e abbiamo davanti un calendario estremamente complicato, quindi insomma per noi questa vittoria qua vale veramente tanto. Mi verrebbe da dire che partite così sono facili da commentare in negativo, chiaramente, perché dobbiamo essere molto onesti, abbiamo fatto una pessima partita, perché molte cose non le abbiamo fatte bene, partendo sicuramente dall'aspetto difensivo, dove abbiamo concesso troppo nei primi 10 minuti e poi nel terzo quarto e per il resto della partita. E soprattutto quando poi non fai canestro, chiaramente l'aspetto difensivo diventa ancora più importante. Abbiamo pasticciato, abbiamo perso tanti palloni. In attacco abbiamo anche qualche volta rinunciato a qualche occasione e per andare poi a dover inventare qualcosa e qualche tiro fuori posto. Devo dire che le difficoltà nostre in attacco, se vogliamo guardare, chiaramente non è colpa di Okeke, sono i 10 tiri di Okeke in 13 minuti, perché in una squadra come la nostra chiaramente ci deve essere una distribuzione diversa, però siamo arrivati ad avere 10 tiri da parte di David non perché lui abbia forzato, ma semplicemente perché molte volte si è trovato in una situazione dove si rinunciava e lui arrivava alla patata bollente, quindi chiaramente poi non è sicuramente lui quello che con l'uno contro uno può costruirsi un tiro, il compito è di altri. E quindi molto male come atteggiamento, per come siamo entrati in campo, e poi nel momento in cui sembrava che avessimo rimesso in piedi la partita siamo ricaduti negli stessi errori del primo quarto, dove più che pensare a difendere e a non lasciare loro tiri facili, abbiamo cercato di trovare soluzioni più in attacco che in difesa. Questo non va bene solo per noi, non va bene in assoluto, non va bene per nessuna squadra, e quindi queste sono cose su cui dobbiamo riflettere e su cui ci confronteremo, ne parleremo. Adesso andiamo in campo tra 3 giorni e sotto un certo punto di vista può essere positivo, perché non stiamo lì troppo a macerarci sulla sconfitta e sulla depressione della sconfitta. Dall'altra parte, come abbiamo visto, abbiamo molte cose da sistemare, da mettere a posto, però insomma intanto il calendario è questo, prendiamo quello che ci dà, dobbiamo essere noi bravi a trovare soluzioni diverse tra 3 giorni. Colpo della Epicasa che espugna il Palaruffini 82-68, strappa la terza vittoria nelle recenti 4 partite, la seconda consecutiva in trasferta, sale a 10 punti in classifica e abbandona l'ultimo posto, si interrompe a 3 incontri la striscia positiva interna della Fiat che rimane a quota 20 in graduatoria, esordio sulla panchina dell'Auxilium per Charlie Recalcati, molto positivo l'approccio della Stella del Sud che con Mesicek si porta sul più 12 dopo 4 minuti, 13-21 al decimo. I piemontesi crescono in difesa, in attacco Iannuzzi diventa un fattore, Garrett gli dà una grossa mano, parziale di 27-12 in 9 minuti e più 7 per i padroni di casa,
40-33 all'intervallo. In avvio di ripresa Iannuzzi allunga, più 9 Fiat. Smith, Moore, Sags e Lelin non ci stanno. Break di 24-4 e più 11 e Picasa, 53-63 al trentesimo. Nella quarta frazione Okeke e Peterson consentono a Torino di rientrare a meno 5 al 35esimo. Moore ricaccia definitivamente l'Auxilium, più 15 al 39esimo, 10 su 20 da 3 per i pugliesi contro il 5 su 23 degli avversari, che hanno ceduto 19 possessi, 26 con 6 su 8 da oltre l'arco e 28 di valutazione per Moore, 18 e 7 falli subiti per Mesicek, 15 e 7 rimbalzi per Lelin. Dall'altro lato 15 per Iannuzzi, 10, 11 palloni catturati e 7 falli subiti per Washington. Dopo 5 sconfitte consecutive torna al successo la The Flex, che supera 91-69 la Betaland, sale a 10 punti in classifica, aggancia i siciliani e lascia l'ultima posizione, si allunga a 5 incontri la striscia negativa di Capodorlando. Esposito vince il derby tutto casertano in panchina contro Di Carlo, positivo l'approccio di Delash e più 6 per i siciliani, risposta di Gaspardo e McGee, break di 22-6 e più 10 per i padroni di casa, 27-17 al decimo, l'Orlandina sparacchia da oltre l'arco, 1 su 11 alla pausa, la Quintana, Diawara e il solito Gaspardo ne approfittano per allungare, più 19 per i toscani al 17esimo, Azzurra ci mette una pezza, 46-34 all'intervallo. In avvio di ripresa Maynor e Dikovlev permettono agli isolani di rientrare a meno 9, Magro, Mian, Gaspardo e McGee non ci stanno, parziale di 20-7 in 6 minuti e più 22 The Flex, 75-53 al trentesimo. Nella quarta frazione ancora Magro per il più 24 in favore di Pistoia, il resto è garbage time, meno 1 nel saldo recuperate perse per la The Flex contro il meno 13 degli avversari, 22 con 8 su 10 da 2 per Gaspardo, 15, 8 rimbalzi e 5 falli subiti per Magro, 10 gli assist di Moore. Dall'altro lato Ventello con 8 falli subiti per Azzur, 12 i palloni catturati da Kulboka, 9 le assistenze di Maynor. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.